vogliono assomigliare a noi, vogliono assomigliare ai grandi e quindi si truccano. I nostri bambini amano truccarsi, ma dove c'è il trucco spesso c'è anche l'inganno. È quello che ha stabilito il Salvagente mettendo alla prova 8 prodotti per make-up dichiaratamente per bambini o comunque che ammiccavano ai bambini. Siamo andati a vederci dentro, siamo andati a guardare quelle che sono gli ingredienti, le sostanze, le materie prime utilizzate e dal confronto escono fuori molte bocciature, diverse bocciature per ingredienti che sinceramente non ci aspettavamo nei prodotti per bambini, soprattutto perché ormai nei prodotti per gli adulti, nella cosmesi per gli adulti, sono pressoché banditi. Invece, uscendo dalla porta degli adulti, rientrano dalla finestra dei bambini sostanze come il fenossietanolo, i parabeni, il diossido di titanio. Quindi stiamo parlando di interferenti endocrini come il fenossietanolo, sostanze che sono in grado di danneggiare gli organi della riproduzione, che quindi ovviamente fanno più male ai bambini che a un adulto. Eppure, dai prodotti per adulti, perché ormai gli adulti sono forse più coscienti, sono spariti e spesso campeggia in confezione no parabeni, no fenossietanolo, e invece dei prodotti per bambini e lì rimangono, e questo ci sembra molto grave. La scelta come sempre c'è, prodotti che fanno un pochino meno male se proprio devono essere un gioco, magari controlliamo che non ci si giochi a lungo tutti i giorni con i trucchi, però che si scelgano prodotti con ingredienti sicuri, questo sì sempre, come ci spiegano i dermatologi, questi possono essere la base di allergie che poi il nostro bambino si porterà presso anche da adulto per tutta la vita, quindi gli impediranno o le impediranno di utilizzare alcune sostanze per sempre. Attenzione.